Benvenuti a una nuova puntata di Focus Territorio e Sviluppo. La trasmissione di oggi parte da qui, da Andalo, perché vi racconteremo una storia di voglia di mettersi in proprio. Al centro di questa puntata, infatti, ci sono le iniziative messe in campo in provincia di Trento per quanto riguarda la nuova imprenditorialità. Sono state ben 140 le domande presentate a Trentino Sviluppo in appena 2 mesi e mezzo, da inizio ottobre a metà dicembre 2015, per l'avvio di una nuova attività imprenditoriale sul territorio trentino. Ci sono anche settori molto innovativi, come il turismo digitale. 3 ragazzi trentini hanno messo a punto un sistema che combina esperienza reale, informazioni virtuali in 3D, realtà aumentata e dimensione ludica, quasi da cartoon o da PlayStation, per fruire di beni culturali e naturalistici. La loro startup, che aspira a diventare una vera azienda, si chiama Mark, un nome che richiama uno di loro tre, Marcello, che a questi temi ha dedicato la tesi di laurea. Ma la A e la R dell'acronimo sono anche le iniziali della parola inglese che indica la realtà aumentata. Focus Territorio e Sviluppo prosegue sempre qui da Andalo, ma ci siamo spostati all'interno del Centro Giovani. Qui c'è la sede di una startup, di un'idea innovativa di impresa portata avanti da 3 giovani che sta cercando di camminare sulle proprie gambe. E noi siamo in compagnia dell'amministratore unico, uno dei 3 ragazzi che sta lavorando proprio in questo senso, amministratore unico di Mark Project Cocis Miggiano. Innanzitutto vogliamo sapere, prima ancora di capire bene di che cosa vi occupate, perché siete qui ad Andalo, in una location piuttosto insolita, insomma un bellissimo open space all'interno di un centro giovani. È proprio così. Allora, due dei soci sono cresciuti e vivono qui sull'altopiano della Paganella e una volta saputo che avevamo aperto una startup innovativa attesa alla valorizzazione del territorio, la comunità di Valle e il comune di Andalo ci ha dato la possibilità di sfruttare questo spazio co-working del Centro Giovani di Andalo. Questo ci ha aiutato, ci ha permesso di sviluppare le nostre idee in un ambiente giovane, creativo e ricco di altri professionisti che come noi utilizzano questo spazio e con i quali spesso abbiamo la possibilità di confrontarci. Voi vi occupate di turismo digitale, ma in modo innovativo. Dove sta la portata innovativa di questo vostro progetto? Allora, l'idea nasce proprio dalla volontà e il desiderio da parte dei 3 soci di creare una proposta originale, creativa ed innovativa per il settore turistico, tesa a valorizzare e far conoscere i patrimoni distintivi di un luogo. L'idea è maturata ed è cresciuta dopo aver frequentato un corso di alta formazione professionale organizzato dalla TSM sul tema rivoluzione turismo, all'interno della quale si è prestata particolare attenzione a come si stia passando da dei prodotti di consumo a dei prodotti esperienze. E su queste basi, nell'agosto 2015, abbiamo fondato la nostra startup innovativa Mark Project. Siamo venuti con le nostre telecamere a trovarvi qui ad Andalo, uno di voi 3 però in questo momento si trova in Sardegna e anche con la Sardegna avete un legame particolare, perché? Perché uno dei nostri primi progetti è stato appunto il valorizzare un piccolo paesino bellissimo della Sardegna e attraverso una delle nostre esperienze turistiche, ovvero l'Onani Experience, un progetto che abbiamo terminato da poco. Ed è stato un lavoro che ci siamo aggiudicati vincendo un bando pubblico al quale abbiamo partecipato nel novembre 2015. Oltre alla Sardegna vi occupate anche di altri territori, ma soprattutto di aspetti che sono sì culturali ma anche naturalistici. Come fate a coniugare questi diversi mondi e quali progetti avete in campo al momento? Abbiamo concentrato l'attenzione appunto sulla valorizzazione del patrimonio storico-culturale della città di Trento, per la quale abbiamo sviluppato una piccola demo di presentazione all'interno della quale diamo la possibilità di comprendere le funzionalità e le potenzialità degli strumenti da noi utilizzati. E nel contempo appunto abbiamo finito il progetto Sardegna, l'Onani Experience, e stiamo sviluppando un'altra tipologia di prodotto per località turistiche invernali ed estive, più mirato a percorsi naturalistici e alla valorizzazione di cultura, tradizione e leggende locali. Ecco, immaginiamo che voi dobbiate occuparvi da un lato di marketing, anche di aspetti tecnici, di aspetti creativi. Che formazione avete voi 3, insomma, che avete creato questa startup? Cominciando magari dalle tue esperienze di studio e di lavoro precedenti. Sì, io ho finito il liceo qui in Trentino, poi mi sono trasferito subito a Milano, dove ho inizialmente avuto un'esperienza in un'azienda che si occupava di moda e spettacolo, occupandomi della parte commerciale e organizzativa.
Nel 2008 ho aperto invece un'azienda, un'agenzia insieme ad altri due collaboratori che si occupava di model management e servizi pubblicitari. Marcello invece si è laureato in ingegneria industriale e ha concluso il suo percorso accademico con una laurea magistrale in ingegneria meccatronica. È stato proprio in quel frangente che si è avvicinato per la prima volta alla computer vision e ha deciso di fare la sua laurea magistrale proprio sulla realtà aumentata. Questo per poter consolidare le sue conoscenze da poter poi sfruttare all'interno di questo progetto che pian piano stava prendendo forma. Ecco, il terzo collega creativo, Nicola, lo andremo a conoscere tra pochissimo. A te invece volevo chiedere fare ancora una domanda, insomma, capire come vi siete accostati poi agli strumenti che ci sono per la nuova imprenditorialità in Trentino, quelli messi in campo dalla provincia autonoma di Trento e gestiti anche poi attraverso Trentino Sviluppo. Sì, attualmente nel dicembre 2015 abbiamo inviato la domanda per la richiesta di contributi a sostegno dell'imprenditorialità giovanile e femminile. E è un grosso aiuto sul quale noi contiamo moltissimo, perché ci consentirebbe di alleggerire sicuramente quelle che sono le spese di avviamento della nostra startup. Ecco, mi pare di capire che le parole chiave di tutto questo siano, da un certo punto di vista, il coinvolgimento e poi la comunicazione, insomma. Esattamente. Lo fanno tante aziende, voi come declinate, insomma, questo obiettivo? Esattamente, il coinvolgimento e la comunicazione attiva sono la base nella creazione delle nostre esperienze turistiche. Il primo aspetto, il coinvolgimento, è centrale ed agisce sul ruolo che noi conferiamo ai nostri turisti nelle nostre esperienze. Al centro della progettazione e della creazione di queste esperienze per noi vi è sempre il turista protagonista e il suo engagement, il suo coinvolgimento. Mentre la comunicazione attiva è come veicoliamo i messaggi e le informazioni all'interno di queste esperienze. Questo lo facciamo utilizzando strumenti come la realtà aumentata, la grafica 3D, l'animazione 2D e a volte facciamo compiere un'azione al turista per poter accedere a un'informazione. Altre volte leghiamo l'informazione all'azione stessa, che è un po' il concetto che sta alla base del learning by doing, ovvero apprendo qualcosa compiendo un'azione. Grazie allora a Cocis Miggiano, amministratore unico di Mark Project. Noi andiamo a vedere allora da dove sgorga questa creatività. Ci spostiamo al tavolo creativo e andiamo a conoscere Nicola Avi, sempre di Mark Project. Vi stiamo mostrando qualche altro scorcio del Centro Giovani qui di Andalo, che ospita una startup che abbiamo imparato a conoscere all'interno di questa puntata di Focus Territorio e Sviluppo, Mark Project. Parliamo con un altro dei soci fondatori, in questo caso è Nicola Avi, come ci ha detto il suo collega Cocis Miggiano, si tratta del responsabile della parte creativa. Allora, benvenuto Nicola, ti chiediamo subito qual è invece la tua formazione, insomma, creatività come? Quali sono le tue precedenti esperienze di studio e eventualmente lavoro? Allora, dopo aver frequentato insieme il liceo, le nostre strade si sono un po' divise. Io, dopo essere stato un pochino a Trento e aver lavorato nel settore delle luci per lo spettacolo, ho raggiunto Cocis a Milano, che stava lavorando in una società di moda per lo spettacolo e pubblicità. Io sono andato a Milano invece per studiare il design del prodotto industriale, dove mi sono laureato nella laurea triennale e che mi ha aperto un po' un mondo su quello che è il digitale. E finito l'università sono tornato in Trentino e dopo una serie di viaggi nel mondo ho deciso di fermarmi qua e intraprendere questa avventura con loro. Ecco, vi occupate di realtà aumentata, di turismo, di cultura e natura. Come si applicano tutti questi aspetti nel lavoro grafico, immaginiamo, e anche creativo in senso più lato? Ci sono appunto 9 professionisti che collaborano con noi, tra artisti, illustratori, animatori, professionisti più specifici come archeologi o storici. Tutto questo è una sorta di fucina lavorativa che riesce a creare, a tirare fuori dei prodotti creativi, appunto grazie a un lavoro sinergico tra tutti. Grazie allora anche a Nicola Avi di Mark Project qui ad Andalo. Rimanete con noi in questa puntata di Focus Territorio e Sviluppo, perché tra pochissimo, nella seconda parte, continuiamo a parlare di nuova imprenditorialità con gli esperti di Trentino Sviluppo.